Buonasera, siamo qui con Rispo e Fusco. Stasera è stata una bellissima partita, è finita per 4-4, quella fra Casanuovo e Caserta United. E partiamo con il primo, chi si offre? Facciamo prima con Fusco. Stasera è stata una bellissima partita, si è stato in vantaggio tutto, quasi tutto il match. Poi nel finire una punizione del buon Rispo stasera ha messo la partita sul pari. Diciamo il risultato giusto, dai, siete stati... eravate molto in condizione tutti e due le squadre, voi avete tenuto bene il campo, loro hanno attaccato, non sono riusciti a trovare però la porta in più occasioni. Cosa ne pensi di questa partita? No, come hai detto tu, è stata una partita comunque equilibrata, potevamo comunque chiuderla prima magari evitando qualche errore di ingenuità, però ci può stare il pareggio alla fine. La squadra c'è, è compatta, sì. Ogni partita dopo partita state giocando sempre meglio, cercherete di arrivare al top. Sì, sicuramente vogliamo dire la nostra nel torneo, non ci poniamo obiettivi, però comunque stiamo crescendo man mano. Quindi... Parlavamo anche con il tuo capitano la scorsa partita, nel finale del torneo estivo stavate giocando meglio e state confermando anche in questo momento. Una sconfitta e un pareggio, questo pareggio comunque dà morale per la prossima partita, sicuramente spererete nei tre punti. Sì, grande partita, alla prossima. Ciao. Siamo qui con Rispo, parlavamo prima, abbiamo accennato al gol su punizione, un gol su punizione fantastico, è stato il tuo, ma anche quello che l'ultima punizione che hai battuto, che ha preso la traversa, è scheggiata, quasi bucato il pallone. Purtroppo un pareggio, è una sconfitta anche per voi, state a un punto, però la squadra è già ben assestata, deve solamente migliorare un po' di più sotto porta. Sì, cosa ne sì, pensi? Dobbiamo concretizzare un po' di più perché abbiamo avuto moltissime occasioni e non l'abbiamo finalizzata. A noi ci sta un po' stretto il pareggio perché meritavamo qualcosina in più, secondo me. Sicuramente avete fatto molti più tiri, siete stati nella partita, però loro hanno tenuto bene il campo, devo dire la verità. Hanno no, una bella partita maschia, bella, corretta, niente da dire. Dobbiamo concretizzare di più. Certo, però pensando anche alla partita passata dove stavate vincendo e avete perso, tu non c'eri, però stavate vincendo una bella partita, voi diciamo se all'ultimo minuto l'avete persa, questa qua l'avete pareggiata, giustamente i risultati vanno un po' stretti. Potevamo fare oggi quello che abbiamo fatto all'altra partita, vincere all'ultimo minuto no, non è andato. Va bene, e allora speriamo che la prossima per voi vincerete. Grazie.